Buongiorno a tutti, amici di Holistic News, e oggi abbiamo il piacere di avere con noi Tania Kalesnikova. Benvenuta Tania, spero Grazie. di aver pronunciato bene il tuo cognome perché Grazie. Con noi c'è Elena Carrera, la nostra collaboratrice giornalista. Ciao Elena, come stai? Buongiorno a Tutto tutti. bene? Tutto bene, grazie mille. Bene, allora Tania, chi è Tania e chi sei? Ci racconterai un po' che sei una discendente di channeler e sciamani e dopo la tua laurea in giurisprudenza a Odessa arrivi in Italia nel 2000. Ecco, No, nel 95, nel prima. 95. E da allora sappiamo che hai seguito diversi percorsi nel mondo delle terapie olistiche, diventando anche una ricercatrice spirituale olistica. Ma sono molte le discipline che tu pratichi e quindi adesso siamo curiosi di sapere di cosa si trattano, che cosa trattano e che cosa sono. Cedo la parola a Elena. Grazie. Carissima Tania, le domande che ti vorrei porre sono tantissime, però ovviamente stando nei nostri tempi prefissati di 20, massimo 20 minuti, dovremo asciugare. Io vorrei cominciare dal corso che ho frequentato con te, il corso di metafisica e dei maestri ascesi. È un corso molto particolare che riguarda un aspetto esoterico, però sei stata in grado di portarlo in un modo molto più semplice e facile da comprendere e vorrei che tu lo spiegassi anche ad altre persone perché credo che questo sia un corso che introduce a una serie di altre tue attività. Grazie. Volevo ringraziare per lo spazio che mi offrite per condividere queste informazioni e ringrazio Elena per questo feedback che mi dà del corso, che è prezioso. Il corso della metafisica, quello che insegno io, non sono neanche insegnante, io passo le informazioni perché insegnante è una parola molto impegnativa. Un corso che io ho imparato ancora tanto tempo fa, perché parte alle sue radici nella teosofia. È stato proprio generato per la prima volta da Elena Blavatsky, che è stata fondatrice della Società Teosofica. È un corso, non è complicato, ma è un corso che ti apre una visione diversa, perché noi siamo tutti diversi e ognuno crede che dovrebbe trovare una via di realizzazione personale che è allineata con l'anima, che è allineata con il sé superiore, e questo corso è un richiamo, è l'anima che ti sta contattando, perché abbiamo parlato e abbiamo sentito e letto tante cose sui maestri ascesi, ma questo corso ti fa vedere chi sono veramente questi maestri, perché non sono entità. Come per dire che non hanno né forma né colore. I maestri ascesi sono delle persone che hanno realmente esistito sulla terra, hanno completato il loro percorso, conoscono, a differenza dagli arcangeli e per esempio delle altre presenze angeliche, loro conoscono cosa vuol dire vivere nella materia, cosa vuol dire avere l'esperienza di un'anima in un mondo materiale. E ad un certo punto, quando completano il loro percorso sulla via della realizzazione personale come l'anima, scelgono di rimanere accanto a noi per iniziare altre persone a seguire la via della realizzazione. Sono i sette raggi principali, ma in realtà sono molto di più. E ogni maestro, è come un governatore, come un direttore di un raggio. Ha sotto anche gli angeli, gli arcangeli, Elohim e tanti poteri, tanti insegnamenti, ma una persona sente un richiamo verso un raggio, perché un raggio è come un ministero. Per esempio, prendiamo il maestro, il primo raggio è quello blu, perché anche il mio raggio è del El Morea, e lui insegna proprio
porta le conoscenze ai governatori, ai politici, alle persone che stanno al potere e che portano le persone i popoli, no? I nuovi governanti, però porta una visione olistica, dalla competizione all'amore, dall'individualismo a creare una nuova società basata sui valori e non sui costi, sui prezzi. È un insegnamento molto profondo che entra dentro proprio nell'anima, risveglia dentro di noi quella nostra parte dormiente, la connette con la nostra anima. L'anima diventa dopo la nostra guida, perché noi siamo essere spirituale. Tutte le persone lo sanno che noi siamo essere spirituali, che viviamo un'esperienza nella materia. E scoprire proprio questo percorso della metafisica dei sette raggi può essere un valido aiuto, oltre che a scoprire chi sono i maestri, le loro virtù, i talenti, come possono esserti utili nella vita quotidiana, perché non è solo fantasia, ma ti danno degli insegnamenti precisi, ti danno delle pratiche da fare nella vita quotidiana e ti aprono una visione dove la spiritualità e materia si uniscano in un modo pratico e non solo in un modo di pratiche spirituali, ma un'applicazione diretta. E io posso confermare che tutto questo nel corso di Tania è veramente avvenuto, e vorrei anche capire, è proprio una mia curiosità, ma penso possa interessare anche ai nostri ascoltatori. È possibile che questo particolare interesse in queste discipline, che appunto fino magari qualche anno fa erano considerate al limite, come abbiamo già avuto modo di dire in un'altra intervista, al limite della stregoneria, adesso si fanno sentire sempre di più anche in virtù del fatto che si stia passando attraverso la nuova era acquariana? Certo, perché noi siamo entrati nell'era dell'acquario, il governatore è il maestro Saint Germain e lui dice non è necessario soffrire, siamo usciti dall'era dei pesci, dove il governatore dell'era è Gesù, apertura del cuore, misericordia, perdono. Invece Saint Germain dice basta una semplice comprensione. Quando tu comprendi, il nostro sistema è talmente veloce che quando dentro, questo parlano anche delle neuroscienze, se andiamo a vedere i percorsi, non lo so, di Joe Dispenza, Bruce Lipton o degli altri pionieri, diciamo così, che stanno mettendo insieme l'approccio scientifico con l'approccio spirituale, dicono che è tutto molto veloce in questo momento, è tutto molto accelerato, non abbiamo più bisogno di stare, se tu parli ad una persona adesso gli dice parola chakra, dice ah, ok, sì, chakra, 30 anni fa non ti guardavo un po', ma di cosa stai parlando? Non serve più così tanto tempo, è tutto molto più veloce, a volte basta una intenzione e una comprensione, quando scatta qualcosa dentro ed il cambiamento è veramente istantaneo. L'unica cosa è di non opporsi al cambiamento, non creare delle resistenze. Se senti questa energia che ti sta entrando dentro, la benedice e la accogli, perché sei pronto al prossimo passo. È così che funziona, per questo che in questo momento noi vediamo anche tanta informazione a portata di tutte, e i portali che si aprono e le persone che incominciano a creare anche delle sinergie e le collaborazioni tra la scienza e la spiritualità, ci sono tantissimi esempi. E uno di questi esempi potrebbe essere proprio il progetto di cui tu mi stavi accennando, che vuoi mettere in pista, Soul Sister, tra Italia e Ucraina. Sì, perché a me manca tantissimo, per esempio, andare a Odessa, sono nativa di Odessa, che è una città un po' particolare. Magica. È magica, infatti tu sei invitata. E ho pensato che... Avete sentito tutti, è ufficiale. E ho pensato, ma che bello poter mettere insieme queste realtà. Sto organizzando qui nel Bellunese anche di fare i ritiri spirituali, invitare delle persone non solo spirituali, ma anche culturali, di crescita, di evoluzione personale, le persone dall'altra parte, magari qualcuno che vive qua, che vuole andare
a scoprire un'altra realtà, e questo progetto di Soul Sisters, di mettere le donne insieme, di fare dei scambi culturali, di essere ospitate all'interno di una famiglia per vedere come si vive in una famiglia italiana. Io ho visto le due realtà, la famiglia russa come viene vissuta e, come dire, l'approccio culturale di una donna russa o ucraina e anche una donna italiana. Si può, guarda, veramente una infinità di cose che possiamo fare insieme. Il mio proprio approccio è che le donne devono ritrovare questa sorellanza. Noi siamo state grandi dei, grandi sacerdotesse, abbiamo un potere infinito dentro, ma a volte manca un pochino di autostima, e queste qua sono delle memorie cellulari di tante tante secole che purtroppo siamo state un po' sminuite, come messe un po' da parte. Nella tua ultima definizione hai utilizzato il termine famiglia, che mi risuona assolutamente con la tua parte precedente, cioè facciamo un passo prima. Velocemente Gabriella ti ha presentata, ma quello che secondo me sarebbe bello capire è come il tuo percorso. Tu hai fatto un percorso giuridico, però il richiamo ancestrale ha avuto sopravvento. Esatto. Sto definendo la situazione in modo corretto? Corretto. La mia famiglia era divisa, il maschile molto militare, tutti ufficiali dell'esercito, molto locati, molta disciplina, molto ordine. Invece la parte femminile è stata una parte che mi curava da piccola con le cose strane, più indispensabili, che non, lunghissima la lista delle cose, e mi hanno insegnato sempre da piccolo. Io non ho mai avuto paura di raccontare le mie strane esperienze, che volavo durante la notte, che sentivo la voce, che parlavo con le essere che si presentavano nella mia stanza, mi ascoltavano, mi dicevano sì, che è possibile, e così mi accompagnavano nella crescita. Pensa che i miei primi soldini a 12 anni ho investito per comprare il libro dei Qing, perché volevo a 12 anni sapere già come sarebbe andata la mia vita, e con questi monetini mi disegnavo dei hexagrammi e vedevo. La mia mamma era una bravissima insegnante di radiestesia olistica russa, metodo di biolocazione che anch'io in questo momento insegno, un po' rivisitato, rimodernizzato. E per me non è stato mai strano di questi esseri, Arcangelo Michele, che era l'amico di casa per me. Non vedo nulla di strano. Io credo che questo mondo fa parte della nostra vita, solo che per alcuni di noi, o per l'educazione o per un approccio culturale, è stato messo un po' nell'angolino. Ma ora sta riconquistando il suo spazio ed è giusto che entri a far parte della nostra vita, come anche la scienza, la cultura, la storia, anche il mondo spirituale entra a far parte della nostra vita. Noi siamo esseri spirituali, siamo esatto. Sempre stati. A volte però ce ne dimentichiamo, forse è questo il vero problema. Ma c'è un ritorno, fortunatamente, eh? C'è un ritorno a queste materie. Meno male che c'è Holistic News e tante altre portali che stanno portando questi cose a conoscenza di molte persone. Questo è vero, l'ho già detto, ma non mi stancherò mai di dirlo, perché l'evoluzione che è avvenuta appunto negli ultimi 30 anni è veramente forte. Tu hai citato il termine chakra, e noi nella intervista precedente alla tua abbiamo proprio raccontato ancora questi aspetti, sia della mia esperienza che quella di Elena che abbiamo intervistato, proprio perché se penso a come esatto le persone si rapportavano a questi concetti 30 e anche di più anni fa rispetto adesso, effettivamente l'evoluzione c'è stata, e credo che appunto questo sia semplicemente una ricchezza per tutti. Poi non è una questione conflittuale, cioè io ho apprezzato in te questa tua capacità del raccontare queste cose con una scioltezza, una serenità, una fluidità che a volte manca ancora, perché questi concetti sono ancora
esoterici etimologicamente vuol dire per un gruppo ristretto di persone, invece di trasformarsi in esoterici, che è quello che stai facendo tu e nel nostro piccolo cerchiamo di fare anche in Holistic News. E credo che appunto questo sia molto bello. E quindi vorremmo anche sapere da te se hai qualche altro programma futuro. Io sono certa che hai anche in serbo cose che io non so ancora, nonostante ti abbia chiesto di raccontarmi un po' delle tue attività, giusto? Sì, sono sempre guarda in attività e nei momenti quando penso di non essere in attività, sono sempre in attività ancora di più. Perché a volte non dipende neanche dalla nostra scelta. Ti arrivano delle informazioni, chiamiamole intuizione, per non chiamarle channeling o cose così, intuizione. Tu sai che devi metterli, di portarle nella realizzazione, perché non arrivano così per niente, arrivano per essere condivisi. Infatti in questo momento sto completando il percorso sulla creazione della mappa Feng Shui con un gruppo online e siamo quasi alla fine, perché 12 entreremo nell'anno nuovo seguendo la tradizione cinese. Sto registrando un metodo che si chiama Olistica in Ucraina per il mercato, brutta parola, mercato per le persone che vivono di là, che comprende proprio i 4 step fondamentali per entrare a far parte di e togliere le resistenze verso il mondo spirituale, perché il mondo spirituale ha anche una impronta un po' come un mondo povero, che non è una cosa bella, che ti vedono un po' strano, una persona fuori comune. Invece non è così, è un mondo bellissimo, con le persone meravigliose, sempre più persone del mondo scientifico entrano a far parte del mondo spirituale. Io lo chiamo mondo olistico, perché non è neanche giusto a dividere. Il mondo olistico è un mondo completo, a 360 gradi, non esclude nessuno, ma anzi crea delle sinergie dove è possibile scambiare le conoscenze e le competenze. Questo, e poi continuo ancora con l'insegnamento della radiestesia russa, che è un metodo interessante, richiede un po' di studio, però una volta che l'hai imparato è come guidare la macchina, diventa una cosa molto veloce e tu hai delle risposte istantanee, ti colleghi con il subconscio, e questo metodo esiste da 4.000 anni, e pensa che trovavano i pendoli ancora nelle tombe degli faraoni, degli imperatori, delle dinastie cinesi molto antiche. Però io non utilizzo solo il pendolo, ma utilizzo anche il respiro, tecniche di introspezione, tante cose messe insieme. Ottimo. Cosa da fare. Ottimo. Stiamo arrivando al termine del nostro tempo a disposizione. Io ti ringrazio moltissimo, chiedo a Gabriele se magari anche lei ha una domanda, una curiosità da porti. Curiosità ce ne sono molte, perché insomma il tema è interessante, ma a me personalmente interessava anche molto il discorso della mappa del Feng Shui che dicevi, legata alla tradizione cinese, ma magari di questo mi piacerebbe parlarne in un secondo momento, una prossima volta. Guarda, se riusciamo la gente ancora in tempo per il 12 di creare la mappa Feng Shui. Ecco. Quindi troveranno tutte le indicazioni sul tuo sito, giusto? Esatto, sì, io ti ringrazio tantissimo, Tania, per aver partecipato, grazie a Elena per l'intervista e ovviamente, come al solito, il tempo passa molto velocemente, non ce ne accorgiamo, è già tempo di chiudere. E invito i nostri ascoltatori, se desiderano saperne di più, di scriverci, che Elena, la nostra collaboratrice, vi risponderà. Grazie ancora, Tania, per essere stata con noi. Grazie Gabriella, grazie Elena. Grazie. E buona giornata. Ciao, grazie. Grazie.